Siamo con Giuseppe Rinaldi, nuovo acquisto del Fondi. Giuseppe, le prime impressioni? Ma niente, ho trovato una squadra molto motivata, hanno voglia di rifarsi in questo girone di ritorno, sperando di poter dare un contributo positivo e di tirarci fuori da questa situazione un po' così di classifica. Domani contro l'Alessanese, insomma, un esordio non semplice. Sicuramente una buona squadra, anche perché l'ho incontrata l'ultima partita che ho disputato con la Paganese, quindi conosco bene l'Alzanese. Una buona squadra va, diciamo, affrontata con mentalità giusta. I tuoi obiettivi per questo girone di ritorno? Ma io spero di salvarmi al più presto possibile con questa maglia e poi dopo vedremo. L'impressione quando affondi che sono positive secondo me, a parte i risultati, però comunque sia lo spogliatoio è unito, ci stanno tutti i presupposti secondo me di fare bene da qui a maggio. I tuoi obiettivi per questo secondo giorno di ritorno? Secondo me i miei obiettivi sono in primis di dare il massimo aiuto che posso alla squadra. Sono arrivato qua da qualche giorno, sono subito ambientato con la squadra, anche se molti ragazzi già li conoscevo perché erano con me in primavera a Parma, quindi anche per questo, diciamo, è stato un po' più facile l'ambientamento con i compagni anche. Che obiettivi ti poni per queste prime, per questo giorno di ritorno? Ma cercare di dare il mio contributo alla squadra, fare il meglio possibile per raggiungere l'obiettivo salvezza. Speriamo la salvezza, cioè, mi trovo bene qui, spero di giocare al più presto, che il mister mi fa giocare, tutto così. Cioè, speriamo la salvezza, dai. Che domani facciamo un buon risultato contro l'Arzanese. Promette anche qualche gol, Sì, immagino. speriamo. Ma sicuramente la prima differenza sta nelle motivazioni e nella tranquillità con cui si affrontano, più ci si avvicina alla partita, più comunque per un campionato come quello che comunque dobbiamo condurre noi adesso c'è bisogno di una maggiore concentrazione e soprattutto di saper gestire bene i momenti. Quando punti a vincere puoi permetterti di rischiare anche un attimino di più. Per un campionato di salvezza invece l'importante, secondo me, la prima cosa è non perdere, poi dopo viene tutto il resto di conseguenza. Che promesse vuoi dare? Vuoi fare ai tifosi del Fondi? Ma innanzitutto spero che loro comunque arrivino più numerosi, perché da quello che ho potuto apprendere c'è un po', tra virgolette, di freddezza nei confronti di questa squadra e invece per quello che sto vivendo io a livello societario penso che meritino molto di più. E, vabbè, la promessa sembra quasi banale dire un impegno massimo. Io voglio solo dire che ci vedremo poi i primi di maggio per festeggiare insieme la salvezza. Ci siamo preparati abbastanza bene a questa prima partita del girone di ritorno, una partita difficile, noi abbiamo qualche giocatore nuovo e quindi andremo a affrontare questa partita per iniziare un altro campionato, no? Quindi dobbiamo al più presto trovare una salvezza tranquilla e quindi già da domenica bisogna andare a Tarzano, ad Aversa, a giocare contro l'Arzanese per fare punti. Allora mancheranno Riccio e Castellano squalificati, sarà forse un vantaggio per voi. Ma il vantaggio lo dobbiamo creare noi, non loro. Noi siamo consapevoli di aver fatto un'ottima squadra, quindi dobbiamo essere consapevoli della nostra forza e a prescindere dalla squadra avversaria che sappiamo come gioca, quindi abbiamo preso le nostre contromisure, però dobbiamo essere consapevoli di andare a fare la partita importante per noi perché dobbiamo fare risultati su tutti i campi. Un'ultima domanda, ci avrai con 3 punti domani? E stiamo valutando, bisogna vedere oggi, facciamo la rifinitura oggi e poi domani decideremo il da farsi sulla formazione. Niente, abbiamo messo un pochettino di esperienza nel reparto dove più eravamo carenti, nel senso come esperienza, e abbiamo preso anche dei giocatori importanti per la categoria, abbiamo preso degli uomini che sanno il fatto loro, sono ragazzi che hanno già calcato questi campionati di Lega Pro, sia lo stesso Rinaldi che Schettino. Quindi diciamo abbiamo fatto quello che dovevamo fare, insomma.
Lei diceva appunto l'esperienza, ci può dire quanto conta l'esperienza di un campionato infernale come la seconda divisione? Ma soprattutto in questo girone di ritorno praticamente il giocatore d'esperienza è quello che praticamente dà un po' i tempi alla squadra, che gestisce la partita nel modo giusto, cerca di essere sempre presente con la testa, perché naturalmente questo secondo tempo sarà fondamentale perché in alcuni campi le condizioni ambientali sono veramente a volte al limite.